Buonasera dal TG6 edizione delle 19 che apriamo come di consueto con il bollettino Covid-19 perché sono 7 i nuovi casi di positività registrati in Abruzzo su 1300 tamponi effettuati nelle scorse ore. Ad oggi i positivi al Covid-19 sono 3577, negativi invece a Tocco da Casauria 67 tamponi. Il servizio. Sono complessivamente 3577 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 7 nuovi casi di età compresa tra 18 e gli 84 anni, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2840 dimessi guariti, dato questo invariato rispetto a ieri. Così gli attualmente positivi in Abruzzo sono 265. 25, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 2, più 1 rispetto a ieri, invece quelli in terapia intensiva. Mentre gli altri 238, 8 più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 307 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 2 rispetto a ieri, 888 in provincia di Chieti, più 2 rispetto a ieri, 1653 in provincia di Pescara, più 3, 696 in provincia di Teramo, 28 si trovano fuori regione e 1 per il quale sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 143.041 test. Sono invece tutti negativi 67 tamponi effettuati a Tocco da Casauria tra i contatti diretti dei ragazzi tornati dalla vacanza a Malta, mentre è risultato positivo il quinto ragazzo della comitiva che ad un primo tampone era stato considerato negativo. Ora i positivi totali nel comune di Tocco sono 5. Superamento della fase sperimentale per passare a una logica strutturata di utilizzo dei servizi sanitari attraverso la telemedicina è l'obiettivo delle linee operative per lo sviluppo dei servizi di telemedicina in Abruzzo, approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla salute. Le aziende sanitarie possono predisporre modalità di intervento alternative o integrative a quelle ordinariamente strutturate, anche utilizzando interventi di televisita, teleriabilitazione e attività compensative concordate, con particolare attenzione ai pazienti con disabilità e cronicità e ai loro caregiver. In prima applicazione il servizio sarà rivolto a pazienti con patologie croniche come il diabete, pazienti con malattie rare, pazienti con disturbi dello spettro autistico, pazienti afferenti all'area della salute mentale, con specifica attenzione all'infanzia e all'adolescenza, pazienti che necessitano di riabilitazione. La scelta di utilizzare la televisita in alternativa alla visita tradizionale è effettuata dallo specialista, che dovrà anche valutare la disponibilità della necessaria tecnologia al domicilio del paziente. L'attività da remoto deve essere sempre proattiva e far percepire ad utenti e famiglie che l'equipe curante è presente come sempre, semplicemente con una diversa modalità. E passiamo a Teramo, far ripartire le attività didattiche dopo le date del 20 e 21 settembre che si svolgeranno elezioni e referendum e la richiesta del presidente di ANCI Abruzzo, Gian Guido D'Alberto, fatta pervenire con una lettera all'assessore regionale all'istruzione Piero Fioretti. Il servizio di Andrea Costantini. Posticipare la data della ripresa delle attività scolastiche a dopo le elezioni è la richiesta contenuta in una missiva che il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto, in qualità di presidente dell'ANCI Abruzzo, ha inviato all'assessore regionale all'istruzione Piero Fioretti. Da calendario, la ripresa dell'attività didattica è fissata per il 14 settembre con istituzioni, dirigenti scolastici e famiglie, ognuno per la propria parte, impegnati affinché il ritorno degli studenti tra i banchi avvenga nelle condizioni di massima sicurezza per evitare la diffusione del contagio da Covid-19. Sì, ho sentito i colleghi insomma, della regione, stiamo lavorando come sindaci in prima linea per poter garantire la riapertura il 14 settembre in presenza, in sicurezza e ovviamente siamo pronti. È chiaro che la riflessione sull'opportunità di riaprire il 14 per poi chiudere dopo 3 giorni e procedere ad un nuovi interventi sulle scuole, nuova sanificazione, credo che una riflessione vada fatta.
fatta, vada fatta insomma, insieme all'assessore Fioretti, perché riteniamo che anche alla luce del tempo e del momento che stiamo vivendo, per la sicurezza dei nostri ragazzi, dei nostri figli, per l'opportuno utilizzo delle risorse e del tempo, che purtroppo è poco, una riflessione in questo senso va fatta, così come hanno fatto altre regioni, penso la Puglia e anche altre che stanno riflettendo, non so, probabilmente sarà anche un tema di governo, sull'opportunità. Ecco, dopo tanto tempo e con tanta fatica, tanto impiego di risorse umane e finanziarie, con il rischio anche di un accesso indiscriminato all'interno delle strutture scolastiche per via delle lezioni, sull'opportunità di riaprire 3 giorni per poi richiudere. È una valutazione che va fatta ora, noi siamo pronti, come sindaci siamo pronti, sempre in prima linea, non ci tiriamo indietro, attendiamo garanzie anche dagli altri enti pubblici, dalle altre istituzioni, però sono convinto e ne siamo convinti tutti come sindaci del territorio abruzzese che una riflessione vada fatta in primo luogo a tutela dei nostri figli. Restiamo nel capoluogo abruzzese perché il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha dato il via ufficiale al primo cantiere della ricostruzione post-sisma a Teramo, che riguarderanno le palazzine Ater di Colle Atterrato. Entro la metà del prossimo anno ne saranno aperti in tutto 14 il servizio. Un traguardo senz'altro, nello stesso tempo una vergogna che ci possano impiegare 4 anni per aprire. È il fallimento di un modello di ricostruzione che era profondamente sbagliato, prima o poi qualcuno scriverà la storia di questa tragedia, di un terremoto che non ha visto tempestivamente partire la ricostruzione, perché sono state fatte scelte sbagliate, a volte anche delle scelte ideologiche per imporre un modello piuttosto che un altro, e poi alla fine i fatti hanno la testa dura e quindi i modelli che funzionano si conoscono, si è cominciato piano piano a importare modelli gestionali, normative che possano consentire l'apertura dei cantieri, oltre a un impegno politico forte che io, quando sono arrivato a febbraio-marzo del 2019, ho trovato la ricostruzione pubblica senza fondi, quelli per le case popolari erano spariti, erano spirati il 31 dicembre precedente e il commissario in carica all'epoca non aveva intenzione di rifirmare e rifinanziare questo intervento. Abbiamo dovuto combattere quasi un anno per rifinanziare questo intervento, perdendo un altro anno. Abbiamo dovuto combattere per avere il personale e rafforzare gli uffici speciali e l'ATER che devono fare le progettazioni e che erano stati lasciati e abbandonati a se stessi, con lo stesso personale con cui si gestisce in tempo di pace si pensava di poter fare la guerra della ricostruzione ed inevitabilmente si rimaneva sconfitti. Oggi c'è un'altra area, abbiamo finalmente messo i fondi, cambiato almeno una parte delle norme, altre speriamo di poterle cambiare col decreto semplificazioni e col decreto agosto e chiudere finalmente questa discussione, se ci ascolteranno una volta tanto. Abbiamo un ufficio speciale che sforna decreti in grande velocità, oltre 100 al mese, quando sono arrivato io ne faceva meno di 100 l'anno. E questo nuovo passo consente finalmente di poter programmare una ricostruzione vera. Entro Natale avremo altri 4 cantieri, entro la metà del prossimo anno altri 10 e si comincia a vedere finalmente la luce in fondo al tunnel. Immediata sospensione dell'attività produttiva fino all'avvenuta rimozione delle carenze riscontrate. Sequestro di circa 2 tonnellate di formaggi, distruzione di 5 quintali di latte non più idoneo. E il bilancio di un'ispezione eseguita dai carabinieri del NAS di Pescara in un'azienda agricola del Teramano. I titolari dell'attività sono stati segnalati all'autorità amministrativa. Il controllo rientra nell'ambito dei servizi disposti nel settore delle produzioni zootecniche di latte e derivati. In particolare i NAS hanno accertato che 3 avevano mantenuto in attività un laboratorio di caseificazione mancante dei requisiti minimi igienico-strutturali e in pessime condizioni di pulizia. Avevano attivato abusivamente un deposito per imballaggi primari e secondari senza darne comunicazione all'autorità competente ed avevano omesso di mantenere aggiornato ed applicare il previsto piano di autocontrollo di cui al sistema HCCP. Erano inoltre conservati per la vendita prodotti caseari di diversa tipologia e stagionatura privi di qualsiasi indicazione relativa alla tracciabilità, mentre il latte crudo per la produzione di formaggi non era idoneo.
Venerdì prossimo sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea sarà pubblicato il bando per l'assegnazione dei lavori di deviazione del porto canale di Pescara. Un intervento atteso da anni e che può rappresentare una svolta per evitare l'insabbiamento e per dare un volto nuovo all'infrastruttura. Il servizio di Paolo Renzetti. Finalmente ci siamo, Sindaco, dalle parole ai fatti, parte il bando di gara per l'assegnazione dei lavori del porto di Pescara. Oggi è un giorno felice per Pescara perché finalmente dopo tanti anni di parole abbiamo dei fatti concreti. Quest'anno abbiamo lavorato molto con la Regione, con l'autorità portuale per far sì che i lavori del porto potessero partire velocemente e oggi ci siamo, finalmente mi viene da dire, perché questo è il primo lotto che congiungerà il molo nord alla diga foranea, poi avremo il secondo lotto che congiungerà il molo sud alla diga foranea e infine l'ultimo intervento che realizzerà il porto, un porto all'altezza delle ambizioni di una città come Pescara, perché fino ad oggi da troppi anni oramai non abbiamo più un porto, gli stessi pescherecci non possono più ormeggiare a Pescara, quindi pensiamo alle grandi navi che noi vogliamo invece far venire a Pescara. Adesso c'è un grande spiraglio di luce, nel senso che oramai i lavori non si fermeranno più, partono e oggi abbiamo veramente un risultato incredibile. Mi viene da ringraziare in particolar modo il Presidente Marsilio, il Presidente Sospiri, perché hanno lavorato molto insieme a noi affinché questo obiettivo fosse raggiunto. Continueremo a monitorare ogni cosa, però oramai sicuramente il percorso è tracciato e in breve tempo, in pochi anni, Pescara va un porto che si possa definire finalmente un porto. E noi abbiamo i primi 15 milioni di euro che saranno utilizzati per congiungere il molo nord alla diga foranea. Poi ci sono altri 16 milioni di euro che serviranno per congiungere il molo sud alla diga foranea e per deviare il corso del fiume, per fare in modo che il fiume Pescara esca direttamente a mare verso la diga foranea. E poi gli ultimi 21 milioni di euro serviranno per realizzare il bacino portuale anche con il dragaggio per permettere al porto di avere dei fondali adeguati a ospitare anche navi passeggeri come noi vogliamo a Pescara. Questo intervento completerà la separazione tra il fiume ed il porto in modo tale che non avremo più problemi di insabbiamento e farà in modo che ci sia un porto che sia all'altezza di una città come Pescara e che diventi uno dei porti più importanti dell'Adriatico. Sulle esternazioni di Marcello Antonelli, che ha chiesto di accelerare il progetto di fusione per la nuova Pescara, ieri è arrivata anche la replica del comune di Montesilvano, che ha definito intempestivo e inopportuno l'intervento del presidente del Consiglio Comunale di Pescara. Il servizio. Dopo la replica del comune di Spoltore sul processo di fusione della nuova Pescara, oggi a passare al contrattacco sulla nota inviata da Marcello Antonelli nei giorni scorsi è il presidente del Consiglio Comunale di Montesilvano, Ernesto De Vincentis. Il 4 agosto scorso, si legge nella nota, l'organo progetto di fusione si è riunito al comune di Pescara per riprendere il discorso sospeso a causa dell'emergenza sanitaria e ha deciso di convocare una seduta dell'assemblea costitutiva per il 7 settembre. Caro presidente, esorta De Vincentis, perché non ha espresso in quella sede le perplessità rimarcate e diffuse soltanto ieri? Ci preme rimarcare che, nonostante la nostra totale contrarietà al processo di fusione, nessuno si è mai sottratto ai propri obblighi e, quando convocati, nessuno ha fatto mancare la propria presenza, nonché il proprio contributo. Stessa cosa dicasi della Commissione Statuto, che responsabilmente, presieduta dal dottor Enzo Fidanza, ha sempre lavorato fino a quando l'emergenza lo ha permesso. Pertanto, alla luce di questi elementi e dato il momento storico che stiamo attraversando, riteniamo il suo intervento pubblico intempestivo e inopportuno. Piuttosto che paventare l'avvio di un commissariamento, occupati come siamo a far ripartire le scuole e a non far chiudere le aziende, sarebbe stato più sensato richiedere coralmente un'immediata proroga al progetto di fusione. È vero che l'articolo 9 della legge regionale 26 del 2018 lo prevede, ma siamo certi che, dato l'attuale contesto, anche il Consiglio regionale ritiene quella del commissariamento una strada improponibile. Nessuno in questo momento sente il bisogno di accelerare un processo che per la sua complessità richiede tempi più lunghi e riflessioni più accurate. Caro Presidente, conclude Ernesto De Vincentis, se è vero che questo processo di fusione coinvolge alle parti tre comuni, bisogna procedere nel rispetto di tutti, territori e amministratori, senza fughe in avanti o strategie personalistiche.
Continuiamo con la politica, ma ci spostiamo nella Marsica. Lavoro e sicurezza sono due dei capisaldi del programma di Gesualdo Ranalletta, che da un paio di giorni ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Celano per le imminenti amministrativi. Ranalletta guiderà una lista di ispirazione civica. Andiamo ad ascoltarlo. La lista è stata messa in piedi, ancora non è completa, ma l'idea fondamentale verte soprattutto sulla necessità di dare un cambiamento a questa città. Vogliamo cambiare il metodo, cambiare le prospettive di questa città, che al momento sembrano essere appiattite a un'attività di normale amministrazione. Ecco, quali sono secondo lei le problematiche da risolvere e le cose da cambiare? Noi abbiamo una grossa necessità a Celano, la sicurezza della popolazione, verso la quale occorre dare una maggiore sensazione di presenza dell'amministrazione, delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Si ripetono con estrema frequenza situazioni di furti alle abitazioni. Un'altra emergenza sulla quale necessariamente vogliamo intervenire e modificare è il problema della droga, che sta assumendo proporzioni preoccupanti. I giovani chiedono interventi radicali, interventi urgenti. Altro problema è lo sviluppo della città. Celano ha moltissime possibilità lato turismo, però sono rimaste sempre solo sulla carta. Turismo è una parola che usiamo da 30 anni a Celano, di fatto non c'è però un vero e proprio programma. Ecco, lavoro, futuro, sicurezza sono un po' dei macro temi che diciamo un po' tutti i candidati mettono sul banco. Qual è la differenza invece del suo progetto politico? Intanto la forza nostra sta nella civicità della lista, è una lista civica con dentro tutte le realtà, non c'è un'appartenenza politica che condizioni in qualche modo le scelte. La nostra libertà è una forza, questa è già una caratteristica che ci può far fare grandi passi avanti. Poi i progetti nella loro specificità verranno affrontati e va prima capito come sta adesso il Comune, quali sono le problematiche vere del Comune, per poi poter successivamente predisporre tutta una fase di progettualità che deve vedere oggi affrontare in primis la problematica Covid. Non dimentichiamo che siamo dentro a questa pandemia e lo stiamo diventando ancora di più in questi giorni. Lista civica, ma qual è l'orientamento? È civica, quindi non c'è un orientamento né di destra né di sinistra, cosa che ho fortemente voluto. Non ci deve stare nessun orientamento politico. Torniamo in riva all'Adriatico perché il bilancio del comune di Montesilvano passa all'approvazione in giunta. Ora ci serve però l'ok in consiglio comunale, dove i numeri per il sindaco De Martinis sono più stretti il servizio. Primo passo a Montesilvano per l'approvazione del bilancio di previsione 2020. Il documento contabile infatti ha avuto l'ok da parte della Giunta. Ora però dovrà passare all'esame dell'Aula ed in consiglio i numeri per l'esecutivo guidato dal sindaco De Martinis sono piuttosto esigui. L'assessore Comardi però sottolinea l'importanza di questo primo atto. In Giunta si è proceduto con l'approvazione ieri pomeriggio del bilancio di previsione 2020, che prevede delle importanti novità, tante azioni, importanti provvedimenti. Su tutti abbiamo il completamento della scuola di Viadda, completamento della scuola di Via Olona, abbiamo inserito dei fondi per implementare la pubblica illuminazione, quindi dovremo estendere delle linee, abbiamo inserito 425.000 euro, sono fondi regionali, per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. Ovviamente, come tutti i comuni in Italia, anche noi abbiamo subito una riduzione delle entrate, ma nonostante ciò noi comunque abbiamo mantenuto l'impianto solido e stabile, similare a quello dell'anno scorso, quindi per cui abbiamo mantenuto inalterate le tariffe, abbiamo mantenuto inalterati altresì i servizi, per esempio gli stanziamenti del verde sono rimasti
intoccati rispetto allo scorso anno, quindi abbiamo fatto degli sforzi per poter mantenere una stabilità temporale, quindi rispetto all'anno scorso, anche quest'anno per quanto riguarda i fondi, per quanto riguarda il bilancio. Una nota che mi preme sottolineare perché è importante: abbiamo inserito dei fondi per il PEBA che prevede l'abbattimento, e sarebbe il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Montesilvano ne era sprovvista, noi non l'abbiamo mai avuto questo strumento, però pensiamo che questo tipo di piano ci potrà far fare un salto qualitativo importante. Tra 15 giorni ci aspetta un importante appuntamento, un appuntamento cruciale per la vita amministrativa, perché il bilancio di previsione approderà sui banchi del Consiglio Comunale. Noi dialogheremo ovviamente con tutte le forze politiche, sia maggioranza che opposizione, e ci auguriamo che ogni singolo consigliere voglia portare il proprio contributo affinché questo bilancio possa essere positivo, efficace, efficiente per la città di Montesilvano tutta e per i suoi cittadini. Lo spettacolo si svolgerà sabato prossimo 22 agosto allo stabilimento Lido d'Abruzzo di Roseto, il primo contest show dedicato ai nuovi talenti nel campo della recitazione, moda, danza e canto. L'organizzazione, affidata all'agenzia Pegaso tramite la PMG Management di Roma, nell'arco della serata devolverà un contributo all'associazione Amici Qua la Zampa per gli animali domestici più sfortunati. Il servizio. Collaborando con la PMG Management abbiamo scoperto che mancavano delle leve dagli 6 anni e 80 anni, perché la PMG Management è un'agenzia di spettacolo di Roma e si occupa di artisti già affermati, mentre io per loro mi devo occupare di talenti sconosciuti, e avendo queste esigenze è nata proprio questa idea di creare questo contest, questo spazio contest dove possono trovare le diverse figure, quindi andiamo dal canto, il ballo, la recitazione, l'arte varia, tutte le forme dell'arte varia. Quindi noi il 22 agosto saremo presenti presso il Lido d'Abruzzo con questo format. Avremo come ospiti ospiti e giurati di eccezione, quindi giurati, presidenti di giuria, Walter Garibaldi e Danilo Piccini della PMG Management, e attraverso questi, attraverso loro daremo anche un contratto, quindi ci sarà scopriranno dei talenti, ma uno di loro potrà giudicarsi un contratto per un anno con la PMG Management. Poi avremo altri ospiti, avremo il nostro un amico, un autore regista, Fabrizio Silvestri, e poi ci sarà anche per la sezione canto il patron di Sanremo Music Award, il signor Nicola Convertino. In più il nostro progetto abbraccia ogni volta delle realtà. Questa volta noi abbiamo abbracciato l'associazione Qua la Zampa, che si occupa di animali sul territorio, quindi di animali abbandonati, di animali che hanno bisogno di una famiglia. Quindi noi attraverso questo contest facciamo conoscere anche queste realtà, e quindi daremo un contributo sia monetario e sia a livello logistico, e tutto ciò avverrà il 22 agosto. Apriamo la nostra pagina sportiva con la Serie B, ultime valutazioni in atto in casa Pescara prima di scegliere il nuovo allenatore, anche se tutto lascia pensare che Andrea Sottil resta il principale candidato. Sul fronte organico, club di Serie A hanno messo gli occhi su Gabriele Zappa, che lascerà Pescara dopo una sola stagione in riva all'Adriatico. Il servizio. Quello dell'allenatore è il primo tassello che la dirigenza del Pescara dovrà inserire per programmare la prossima stagione sportiva. In pole position resta la candidatura di Andrea Sottil, il tecnico che ha guidato i biancazzurri verso una soffertissima salvezza. Per la sua conferma ha già speso parole importanti il direttore tecnico Giorgio Repetto. Lo ha fatto nell'immediato dopogara del Curi, lo ha fatto a freddo nel corso della trasmissione replay. Ci sono pro e contro. Tra i contro c'è un rendimento tutt'altro che importante, visto che in campionato Sottil ha centrato una sola vittoria col retrocesso Livorno, peraltro stentata, a fronte di 3 pareggi e 2 sconfitte. E poi anche una fisiologica necessità di cambiare più uomini possibili, protagonisti della peggiore stagione degli ultimi 10 anni. Tra i pro vi sono l'atteggiamento palesato dalla squadra nelle 2 gare di play-out, un Pescara che è sembrato più pronto e più libero mentalmente, anche offensivo, benché il verdetto sia stato centrato ai rigori. E poi la capacità che ha avuto Sottil di entrare in sintonia col gruppo e di lavorare sulla testa dei calciatori, cosa riconosciuta e apprezzata anche da senatori come Fiorillo e Memusciai. Un'opera di ricostruzione dell'autostima del gruppo avvenuta nel corso di una sorta di tritacarne, con poco tempo per allenarsi e tante partite da giocare.
Fattori dunque che possono far pendere la bilancia verso il tecnico di Venaria Reale, che nel caso per la prima volta allenerebbe in B avendo a disposizione una squadra dall'inizio. Prima di questo passo però il presidente Daniele Sebastiani vuole vagliare un po' tutte le ipotesi che allo stato sembrano meno accreditate. Lo stesso Repetto ha confermato che dopo aver disputato lo spareggio proprio contro il Pescara, Massimo Oddo è una soluzione poco opportuna. Oddo, che proprio stamani ha firmato la risoluzione consensuale del contratto con il Perugia. Il nome di Fabio Caserta è stato sovente accostato al Pescara, ma sull'ex tecnico della Juve Stabia sono ora piombate lo stesso Perugia ed anche il Bari. La dirigenza poi ha avviato il lavoro anche sull'organico, 15 i giocatori sotto contratto, almeno anche per la prossima stagione. Tra questi il principale uomo mercato è Gabriele Zappa, laterale basso esploso nel girone di ritorno quando la squadra era in difficoltà con ben 5 reti segnate. Zappa andrà via e ieri sono iniziate le grandi manovre. Il neopromosso Benevento ha messo gli occhi sul giocatore scuola Inter e può mettere sul piatto come contropartita tecnica anche Pietro Iemmello, di ritorno dal prestito di Perugia, dove ha collezionato numeri importanti, 19 reti, ma un brutto finale di stagione, testimoniato anche dall'errore ai calci di rigore contro il Pescara. Resta un attaccante altamente prolifico in B e sanerebbe una lacuna avuta dal Delfino quest'anno. Ma Zappa fa gola anche ad altri club di Serie A e prima di farlo partire il management biancazzurro ascolterà tutte le proposte. Lo stesso Repetto ha messo in guardia circa la posizione di Cristian Galano, un esterno da 14 gol in stagione può piacere a tanti club di Serie A e anche di Serie B, pronti a mettere sul piatto una offerta importante. Intanto è ufficiale una uscita minore. Di rientro dal prestito alla Casertana, il centrocampista Simone Tascone è stato ceduto a titolo definitivo al Picerno. Scendiamo in Serie C perché un allenatore giovane e che venga dalle categorie inferiori. E questo l'identikit del nuovo allenatore del Teramo. Impazza il Totonomi per il successore di Cetteo Di Mascio, che di comune accordo con il club è tornato alla sola responsabilità del settore giovanile. Il servizio. Impazza il Totonomi a Teramo, la mossa a sorpresa della società di due giorni fa di togliere la prima squadra a Cetteo Di Mascio e riportarlo a solo responsabile del settore giovanile lascia al momento un posto vacante non di poco conto e quando siamo a pochi giorni dalla data del raduno, sabato 22 agosto, con il Teramo che non ha l'allenatore. Situazione ancora più anomala se si considera che c'era, ed era appunto Di Mascio, salvo poi sollevarlo dall'incarico senza avere già il nome del sostituto. Probabile che nella scelta abbia giocato un ruolo anche la risoluzione del contratto, decisamente oneroso, con Bruno Tedino, che due giorni fa ha firmato con la Virtus Entella in Serie B. Della ricerca del nuovo tecnico si sta occupando il DS Santo Federico, a ulteriore conferma di come la società del presidente Franco Iachini abbia intenzione di prolungare almeno un altro anno il contratto con lo stesso Federico in scadenza a fine mese. Il nuovo tecnico sarà comunque un profilo giovane, emergente, con poca se non nessuna esperienza in Serie C. Identikit che potrebbe corrispondere a quello di Francesco Turrini, ex esterno di Napoli e Piacenza in Serie A e che ha appena concluso il suo mandato da allenatore della primavera del Sassuolo. Potrebbe cogliere l'opportunità di guidare una prima squadra di terza serie. Contatti vi sono stati con Gianluca Colavitto, abruzzese d'adozione, che subentrato a Battistini lo scorso anno ha portato il Materica alla rimonta e sorpasso sul notaresco con tanto di prima storica promozione in C dei marchigiani dopo il lockdown. La società del presidente Canil però è intenzionata a puntare forte sullo stesso Colavitto, destinato dunque a restare a Matelica. Altri profili ad hoc sono quelli di Paolo Rachini, Pierluigi Iervese, Massimo Paci e Mirko Cudini. Il primo ha allenato in Serie D il Francavilla e, per una parte del girone d'andata dello scorso campionato, il Pineto, prima di essere avvicendato da Amaulo ed ora è svincolato. Stessa cosa Massimo Paci, reduce da due campionati di Serie D con Monte Giorgio prima e Forlì poi. Più difficile è la situazione degli altri due. Iervese è legato al Pescara, dove ha preso il posto di Legrottaglia alla guida della primavera biancazzurra. Cudini ha già iniziato la preparazione col Campobasso, che lo ha confermato. Intanto per domani mattina è stata fissata una conferenza stampa del presidente Franco Iachini, appuntamento che potrebbe fugare alcuni dubbi circa la guida tecnica e nel quale si potrebbe capire quelli che saranno gli obiettivi stagionali, cosa aspettarsi dalle evoluzioni di quei contenziosi per il pagamento degli stipendi dei mesi in lockdown e se il Teramo cercherà di piazzare ancora quei calciatori con i contratti più onerosi. E questo era il nostro ultimo servizio. I contributi filmati li potete ritrovare sulla nostra piattaforma YouTube o al sito www.tv6.it. L'informazione con il TG6 torna alle ore 23. Da me una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di TV6.